fratelli e sorelle, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi tuoi fedeli che accompagniamo esultanti in Cristo nostro Re e Signore di giungere con lui alla Gerusalemme del cielo e gli vive regna nei secoli dei secoli. Amen. Con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage, a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puledro legato sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e portatelo qui. E se qualcuno vi chiederà perché lo sciogliete, direte così: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono tutto come aveva detto. Mentre scioglievano il puledro, i proprietari dissero loro: perché sciogliete il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino la discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, esultando, cominciò a lodare Dio e a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Allora alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: vi dico che se questi taceranno, taceranno le mie. Parola del Signore. Ora ci abbiamo, usando le porte di Gerusalemme, che si stavano
gridano contro di noi. E dall'alto della croce abbiamo sentito: Gesù perdona i suoi crocifissori, e alla fine, prima di spirare, consegna la propria vita al Padre, ma nel momento in cui egli ne mette l'ultimo respiro, nel momento della morte, questo è il momento anche della sua glorificazione. Una vita vissuta per i fratelli, totalmente donata, spesa senza riserve, che ha nel momento della crocifissione il momento più alto. Ma questo momento è anche il momento in cui il Padre, che ha accettato questo gesto di donazione di Gesù e lo ha accolto, lo proclama Re, Signore e Messia. Si apre